La Polisportiva San Mariano ha centrato un importante obiettivo stagionale. Dopo aver conquistato i titoli provinciali, le formazioni Under 14 e Under 18, rispettivamente denominate San Mariano Italtec e San Mariano Flaminia Sud, si sono aggiudicati i titoli regionali di categoria e conquistato l'accesso alle finali interregionali. Successi che sono arrivati domenica 18 maggio con l'Under 18 vittoriosa per 3-0 su Nanne i Volley e l'Under 14 contro la Vis Fiamenga Foligno sempre per 3-0. La partita è stata, diciamo, per alcuni aspetti abbastanza semplice da gestire e i ragazzi si sono comportati molto bene, hanno seguito le indicazioni che gli sono state date per affrontare questa gara nel miglior modo possibile. Sapevamo che non sarebbe stato semplice, però comunque diciamo che è andata bene. Abbiamo lavorato tutto l'anno, quindi è andato bene. La stagione per quanto riguarda l'Under 14 sicuramente è stata molto positiva. Siamo stati molto in difficoltà tutto l'anno perché il gruppo è poco numeroso, sono 9 ragazze che hanno lavorato tantissimo. Le altre squadre sono andate comunque abbastanza bene, abbiamo fatto le finali regionali di tutti quanti i campionati fino adesso, tranne l'Under 13 ovviamente. Per quanto riguarda la Serie C, sicuramente potevamo fare qualche cosina in più, ma è stato comunque positivo perché con un gruppo molto giovane siamo stati vicinissimo a un passo dei playoff, quindi stagione positiva per tutto quello che riguarda il settore giovanile. San Mariano Italtec e San Mariano Flaminia Sud ora saranno chiamate a misurarsi fuori regione. L'Under 14 dal 28 maggio si trasferirà in Puglia nella provincia di Bari per fare strada nella fase interregionale, mentre l'Under 18, grazie al personale sostegno dell'azienda Monini, dall'11 giugno si recherà a Salerno per tentare la scalata alle fasi nazionali.